bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 24 giugno, si venera San Giovanni Battista. San Giovanni Battista, venerato da tutte le chiese cristiane e considerato santo da tutte quelle che ammettono il culto dei santi, è una delle personalità più importanti dei Vangeli. Secondo il cristianesimo, la sua vita e predicazione sono costantemente intrecciate con l'opera di Gesù Cristo. Insieme a quest'ultimo, Giovanni Battista è presente anche nel Corano come uno dei massimi profeti che precedettero Maometto. Fonte principale sulla vita e la figura del Battista sono i Vangeli. Rispetto alla profezia dell'Antico Testamento, egli aggiunge la guarigione dei lebbrosi e soprattutto sostituisce la libertà degli schiavi e la liberazione dei prigionieri con la risurrezione dei morti, avvisaglia ad una salvezza pro-cristiana post mortem escatologicamente, tant'è che infatti il Battista muore decapitato per ordine di Erode. La morte per decapitazione ha fatto sì che Giovanni Battista sia divenuto famoso anche come San Giovanni Decollato. La celebrazione del martirio di Giovanni Battista o celebrazione di San Giovanni Decollato è fissata il 29 agosto, probabile data del ritrovamento della reliquia della testa del Battista. Molte chiese, luoghi di culto e città sono dedicate appunto a San Giovanni Battista. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo. Dal Corriere della Sera, l'apertura, i sondaggi avanti, il sì all'Europa, lo storico referendum in Gran Bretagna per le prime rilevazioni, Remain al 52%, il Leave al 48%, il leader populista sembra che ce la facciano, Cameron, grazie a chi ha votato, così siamo forti nella UE. E la fotonotizia in centropagina, la lettera segreta dal cuore della City. Poi lo scontro, la sinistra, no a giochi Dorotei, Renzi sfida nel Partito Democratico. Il redazionale La Posta in gioco per la nostra vita e poi nel taglio basso il tesoriere dell'Isis viene da Belluno. Passiamo al Fatto Quotidiano, nella notte della Brexit appunto le borse votano Europa, la scommessa, affluenza record e temporali per il referendum sulla Unione Europea. Procura di Roma, De Benedetti in guai a Renzi, inchiesta per insider trading, l'ingegnere al telefono me l'han detto a Palazzo Chigi, il premier interrogato come teste per quanto riguarda appunto le speculazioni e le fughe di notizie sul decreto banche popolari. E poi vediamo l'avvertimento, governo sotto in Senato, Italicum, Alfano e Verdini inviano un pizzino al Partito Democratico. Viaggio nella Torino dei radicali chic che hanno voltato le spalle a Fassino. E poi in basso Corleone vediamo l'inchino, la moglie e le gite per i visitatori, il mafia tour nel paese di Rina. Il Gazzettino, vediamo lo shock a Abano, rieletto e arrestato il sindaco Claudio. E poi ancora vediamo il referendum, il Brexit, appunto i sondaggi, vince l'Europa, la Gran Bretagna al voto, il fonte del sì. In lieve vantaggio, borse euforiche, Milano a più 3,7%, una lunga notte con il fiato sospeso per l'esito della consultazione, testa a testa fino alla fine. E poi a Pordenone vediamo Rom, spagnoli e polacchi, catturata la banda delle ville, assalti a nord-est, 10 in tutto gli arresti. Il giornale, l'Inghilterra spaccata, ma metà Europa vuole andarsene, nella notte in vantaggio il sì a Bruxelles e Grillo cambia idea, meglio restare. In centropagina la fotonotizia, Boschi, l'ex più bella del reame e gli sguardi d'invidia alla Raggi. E poi ancora vediamo la maggioranza battuta al Senato, Renzi da Verdini arriva il primo avviso di sfratto. Nel taglio basso l'universo è nato al buio, siamo figli di un buco nero per quanto riguarda le notizie all'interno e poi ancora sempre più ricchi nel mondo e l'Asia batte gli Stati Uniti. Infine a Panama il nuovo canale parla italiano. Passiamo al manifesto degli after a sorpresa, decide la pioggia, Brexit oggi il verdetto e
Poi in centro pagina vediamo la casa brucia, così titola, nel PD scoppia la rissa, la ministra Madia chiede le dimissioni del commissario romano Orfini, il vice segretario Guerini la bacchetta, la minoranza di Bersani a conclave, oggi fuoco incrociato al Nazareno, Renzi farà il pompiere o l'incendiario, questo è l'interrogativo. Intanto arriva l'avvertimento di Verdini che in Senato fa mancare i voti al governo. E poi in breve vediamo la Raggi nella città, tappe simbolo prima di salire in Campidoglio. E poi ancora nel taglio basso, grandi manovre Rai, chiude Ballarò, Michele Santoro verso Rai 2. Il Mattino, la notte più lunga dell'Europa, Gran Bretagna spaccata, i sondaggi, il no all'uscita dall'Unione Europea in lieve vantaggio, il referendum tiene appunto. E poi in centropagina il dopovoto, sale la tensione sull'Italicum, governo va sotto l'inchiesta, banche popolari, Renzi sentito dai PM di Roma. In centropagina il caso, il codice appalti bloccherà l'Italia, poi ancora Pompei, la maledizione degli archeoladri. Nel taglio basso, Antonio è caduto, non l'ho ucciso io, il bimbo precipitato al Parco Verde, la madre respinge le accuse del PM. E poi lettere a Francesca, qui la domenica è galera due volte. Dal Mattino passiamo al secolo XIX, vediamo in apertura i sondaggi danno la vittoria sul filo, la scelta di restare nell'Unione Europea, affluenza record, voto inglese sull'Europa, testa a testa nella notte. E Renzi, il PD raccolga la sfida, Presidente del Consiglio al contrattacco, se vogliono cacciarmi ci provino, oggi la direzione del partito, la minoranza Dem, basta, fiducia al buio. Ilva, i turchi si sfilano dalla cordata, colpo di scena alla vigilia del termine per presentare le offerte. E poi nel taglio basso vediamo l'inaugurazione alle Cinque Terre, un tuffo nel Medioevo con il FAI, da oggi appunto il primo agriturismo a Casellovara del Fondo per l'Ambiente. Passiamo al Tempo, il quotidiano indipendente apre con i veleni a Roma Est, ecco la terra dei fuochi nella capitale, rapporto shock, mancate bonifiche, sigilli ai terreni, l'allarme della ASL, falde inquinate, rifiuti interrati e alta mortalità. In alto, il governo battuto al Senato, la sinistra Dem sfida il Premier, oggi la direzione del partito, resa dei conti nel Partito Democratico, tutti contro Renzi. In centropagina, intervista alla Presidente della Camera, anche così difendiamo le donne, ha detto non sono boldrinate, si dice sindaca. E poi in breve Berlusconi ci sequestra tutti i beni verbali, un boss contro il Cavaliere, troppi favori all'Inghilterra, Brexit, ecco perché l'Unione Europea ha perso comunque. E poi aumentano i processi, pinze e garze nell'addome, troppi errori sanitari. Maturità, niente Pitagora, ma il serbatoio di gasolio per quanto riguarda le tracce della giornata di ieri, la seconda prova. L'unità, Dio salvi la regina e l'Europa, col fiato sospeso stamattina sapremo cosa hanno deciso i 46,5 milioni di inglesi alle urne, grande attesa di tutti i leader dell'Unione, rimane in testa secondo gli ultimi sondaggi. E poi continua il viaggio dell'unità nel Partito Democratico, che sa come si vince, il PD deve dire che modello di società vuole. Rinnovabili, c'è il decreto Renzi, l'Italia è leader green. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, la Gran Bretagna resta nell'Unione Europea, i primi dati, il 52% degli inglesi ha detto no all'uscita dell'Europa, affluenza record, oltre l'83% vola la sterlina alla chiusura
dei seggi. Differenziata male anche i piccoli comuni per quanto riguarda i rifiuti in Puglia. E poi ancora Campidoglio, ecco la Raggi, il 7 luglio la giunta in lacrime quando si è affacciata dal comune. E per quanto riguarda la notizia di economia, bancarotta, Banca Etruria, indagati l'ex presidente e altri due. La Repubblica, basta fiducia all'Italicum dei ribelli PD, sfida Renzi, oggi la direzione, Verdini vota contro, governo sotto. E poi la fotonotizia, Brexit testa a testa nella notte, in gioco il futuro dell'Unione. I sondaggi danno in vantaggio il sì alla UE, ma i primi risultati li smentiscono, così la Repubblica. E poi ancora vediamo maturità, come migliorare il compito di Greco, ed ancora Virgilio e Leopardi, protettori degli esami. Libero, in apertura, lotta alla disoccupazione secondo i padroni TV, il carrello dei bolliti Rai, Ferrara fa la balia di buttafuoco, Santoro reinventa balle politiche, Veltroni come Baudo fa la bella vita, e poi Lerner si butta su Allan per disperazione. Ed ancora, i nostri portafogli dopo il voto inglese, ci vorranno 2 anni perché il referendum abbia effetto. Intanto persino la Turchia ci ripensa, non vuole più entrare nell'Unione Europea. Ed ora passiamo al Messaggero, vediamo in apertura la prima pagina che apre con appunto Brexit, le borse ha vinto il no, quindi si aggiornano i dati, Gran Bretagna al voto sull'uscita dall'Europa, mercati, vigilia di euforia, la permanenza data per certa, i sondaggi confermano Remain in vantaggio col 52%, il sì al 48%, e poi in centropagina la fotonotizia, Station, il reportage, viaggio nella lunga notte che ha diviso il regno, notte in attesa, una war room alla BCE per vigilare sui cambi. E a Roma Renzi sfida la minoranza, PD, PM lo sentono sulle popolari, oggi la direzione Dem, Senato sgambetto centrista al governo. In breve ancora Padoan, ma una frattura c'è stata, Bruxelles si prepara al rilancio, ora un'unione più stretta e forte. Poi l'insediamento in Campidoglio, la Raggi tra lacrime e stile Miniman, salta il contratto per gli assessori. Entriamo all'interno del Messaggero, quindi il sì al 48%, no al 52%, Brexit si spacca la Gran Bretagna, abbiamo visto il risultato in bilico sul referendum per l'addio alla UE, primi dati avanti il sì, affluenza al 70%, gli ultimi sondaggi davano in lieve vantaggio gli europeisti. E poi Londra e la UE, matrimonio di interesse dal 1973 a oggi, una difficile convivenza. Il reportage, viaggio nella notte più lunga, ora niente sarà come prima, l'attesa vissuta inchiodati davanti alla TV, non siamo mai stati così divisi e arrabbiati, nel paese un clima di sospetto, ai seggi c'è chi rifiuta la matita, non mi fido, uso la mia, hanno detto. Andiamo ancora avanti, vediamo quindi la UE prepara il rilancio, serve un'Europa più unita e forte. Francoforte, l'emergenza mette in moto la war room appunto per impedire rotture sul fronte dei cambi. E le borse in ansia, dall'euforia alla paura della vittoria del sì, in Europa ha recuperati 192 miliardi in una sola seduta, in calo lo spread, sterlina in altalena, nuovi massimi sul dollaro, poi scende dopo i primi dati. Andiamo ancora avanti, vediamo sempre in primo piano la strategia, la sfida di Cameron riparte dal governo, il primo ministro ora pensa ad un rimpasto per escludere i ministri che si sono espressi a favore dell'uscita dell'Europa, lettera di 84 deputati conservatori tra cui anche Johnson per chiedere al Premier di restare comunque a Downing Street.
E ancora quell'Europa su misura concessa al Regno Unito, fuori dall'euro e senza Schengen, appunto, tutti i privilegi accordati ai britannici. Nel nuovo patto altre norme di favore su immigrati e niente aiuti ai paesi in crisi. Ancora vediamo Renzi, Paletti sul dopo voto, gli euro problemi restano, attesa per i risultati ufficiali in vista del Consiglio europeo di martedì, difesa e sicurezza comune, i due temi per rilanciare l'integrazione politica. E il caso svolta del Movimento 5 Stelle, l'Unione Europea si cambia da dentro, la base protesta. Vediamo ancora il PD, quindi la sinistra via l'Italicum, la sfida di Renzi non tratto, oggi la direzione Speranza, svolta anche sui temi sociali e non votiamo più la fiducia, Guerini è rosato, così distruggete il partito, il Premier parlerò direttamente al Paese. In basso il retroscena, governo battuto in Senato, l'avvertimento dei centristi e poi ancora il caso, l'inchiesta popolare, il Premier ascoltato dai PM come test. La Consob aveva denunciato speculazioni fino a 10 milioni di euro, il caso De Benedetti, Renzi mai avuto percezione di manovre, la notizia circolava solo in ambienti ristretti. Ed ancora vediamo Raggi che si insedia appunto là, per quanto riguarda la giornata, salta il contratto assessori, primo giorno in Campidoglio, sindaco, sindaca, chiamatemi Virginia, ha detto, squadra il 7 luglio, il 29 primo incontro con il Papa. E dopo le proteste sulle regole, Movimento 5 Stelle e la multa da 150.000 euro, il Movimento revoca l'obbligo di sottoscrivere il codice di condotta. Il personaggio, Virginia e le lacrime sul balcone, il grillismo gioca alla carta normalità. Auto elettrica e diretta a Facebook, faccio entrare per la prima volta i romani nella stanza del sindaco, ha detto. Germania, vediamo l'attacco, spari nel cinema, la polizia libera gli ostaggi, terrore nella multisala di Viernheim per l'irruzione di un uomo, nessun ferito, intervento delle forze speciali tedesche, ucciso l'assalitore, non è terrorismo. E poi l'allarme, centri a rischio collasso, profughi, 5.000 arrivi in un giorno. Nelle cronache, gli esami, maturità, un problema mette KO, lo scientifico, nello scritto di matematica, il progetto di un serbatoio di gasolio spiazza gli studenti per il classico, una versione di Isocrate guidata, giudicata dai candidati più abbordabile. E poi l'intervista, il grecista Massimo Di Marco, quel testo non è semplice come sembra. Nel taglio basso lo scandalo Abamo Terme, finisce in carcere il sindaco appena rieletto. Economia, vediamo la prima pagina dedicata all'economia, quindi la trattativa, pensioni e statali, il governo apre, Poletti, anche i dipendenti pubblici e gli autonomi potranno accedere all'APE, l'anticipo pensionistico, il ministro Madia, parte il tavolo per il contratto della pubblica amministrazione, i sindaci, era ora allo studio nuovo sistema di aumenti. E con la prima pagina dedicata all'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Auguri di buon compleanno intanto in apertura. Grazie, molto gentile, auguri, grazie di cuore. Da parte mia e da tutta la redazione sicuramente, grazie. Sinceramente di TV6 con Maurizio da qui anche in regia che ti fa i suoi personali auguri. Grazie a tutti voi, molto gentile, grazie. Allora Giovanni, ci dai delle buone notizie per questo weekend oppure no? Sì, diciamo che la situazione meteorologica attuale è ancora caratterizzata dalla presenza di un'area di instabilità sulle regioni meridionali e la presenza appunto di questa situazione di instabilità marginalmente influenza anche la nostra regione. Lo fa inizialmente al mattino con degli annuvolamenti lungo la fascia costiera che poi tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata, ma dalla tarda mattinata e ancor più
nel corso del pomeriggio tenderanno a svilupparsi dei temporali sulle zone interne, sulle zone montuose, con possibilità di temporali nel corso del pomeriggio, temporali che poi si sposteranno però, complici le correnti favorevoli, verso l'Aquilano e verso la Marsica e poi successivamente verso il vicino Lazio. Quindi elevata probabilità di temporali nell'Aquilano e sulla Marsica nel corso del pomeriggio. Poi i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata e in nottata e la giornata di sabato si aprirà all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più lungo la fascia costiera, in attenuazione in mattinata. Poi ecco, nel pomeriggio tenderanno a formarsi i consueti addensamenti sulle zone interne e sulle zone montuose, ci sarà spazio localmente a dei fenomeni temporaleschi che stavolta tenderanno a sconfinare verso le zone pedemontane e collinari localmente, che si affacciano sul versante adriatico. Anche la giornata di domenica dovrebbe essere caratterizzata da un tempo tutto sommato discreto, da un cielo sereno poco nuvoloso soprattutto al mattino. Poi ovviamente nel corso del pomeriggio c'è sempre la possibilità di qualche addensamento più consistente sulle zone montuose, localmente associato a delle precipitazioni in attenuazione in serata e in nottata. La novità, ma non è proprio una novità, ne avevamo parlato già nei giorni scorsi, è riguarda il passaggio di una debole perturbazione di origine atlantica tra lunedì e martedì, e il passaggio di masse d'aria fresca provenienti dalla Francia favorirà probabilmente nuovi fenomeni di instabilità sulla nostra regione, soprattutto nel pomeriggio di lunedì e localmente anche nella giornata di martedì. Ma poi c'è una buona notizia, perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, è prevista la rimonta dell'alta pressione anche, e tornerà a splendere il sole, i fenomeni di instabilità si attenueranno e avremo un tempo decisamente estivo, ma non avremo, fortunatamente dico, il caldo intenso. Il sarà caldo sì, ma non sarà il caldo che solitamente ci porta l'anticiclone africano, comunque temperature che torneranno ad essere al di sopra delle medie stagionali a partire da giovedì, venerdì della prossima settimana. Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro quindi una buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma, come vedete in grafica, oppure il profilo Facebook di Abruzzo Meteo. Potete così postare commenti, porre domande e quindi essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Torniamo alle notizie del Brexit. Quindi, come abbiamo visto nei quotidiani nazionali, il risultato si è quindi definitivamente poi capovolto. Avevamo il Remain al 48, il Leave al 52, e invece il Regno Unito lascia l'Unione Europea con il Remain al 52% e il Leave al 48%. Come possiamo vedere, alcuni titoli del Fatto Quotidiano, quindi il Regno Unito lascia l'Unione Europea, La Stampa, vinto Brexit, la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, panico sui mercati, La Repubblica, Brexit primi opinion poll, Remain al 52, lei al 48, ed ancora quindi la Gran Bretagna esce dalla UE, borse al collasso, esulta, voci dimissioni di Cameron. E ancora Brexit, oggi alle urne 46,5 milioni di britannici appunto in testa il Remain e quindi l'uscita dall'Unione Europea. Come abbiamo visto, come abbiamo letto, le borse al collasso. Vediamo se riusciamo ad entrare all'interno del sito della Repubblica per vedere qualche dettaglio, anche perché per quanto riguarda i dati appunto, ecco, come pensavo, sterlina e mercati in caduta libera, questa la fotonotizia appunto della Gran Bretagna che esce dalla Unione Europea. Ed ora ci fermiamo, quindi questo l'aggiornamento, visto che appunto i quotidiani si erano fermati ad un'altra notizia. Ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco.
Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Vediamo la pagina dedicata al Pescara, a Pescara che apre con il Pescara, appunto la fotonotizia in centro pagina, la Padula va al Milan, il bomber del Pescara in rosso-nero per 10 milioni, più avanti vedremo il contributo video e poi la cronaca dall'autopsia, la verità sulla bimba, il PM ha disposto l'esame per chiarire le cause della morte della piccola di 5 anni nel mare di Pineto, il direttore della cooperativa che si occupa del soccorso in acqua, il bagnino non l'ha vista. Nelle cronache oggi l'addio al giovane morto mentre correva, si sarebbe sposato il 5 agosto. Povero Rampigna, l'hanno abbandonato, così il titolo sul campo sportivo nel degrado. E poi vediamo ancora in Francavilla e Montesilvano i cartelloni estivi, gran musica con Raff, De Gregori e Turci. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto, in apertura. Per il centro comune di Sesto, dietro l'angolo, Chieti, il consigliere Febbo, la maggioranza stessa certifica il mancato rispetto del patto di stabilità, rischio i contratti a termine che non potranno essere prorogati, manutenzioni bloccate. E poi in centro pagina Virtus, addio anche a Baldor, il Pescara dalla Padula al Milan. Di Francesco Del Lanciano alla Serie A, giocherà con il Bologna. Nelle cronache in Lanciano, cocaina pura, arrestato imprenditore in Vasto, stangata del 57% per i canoni della bonifica. In Ortona, lavori abusivi, stop del comune al cantiere Zecca. E poi a Chieti, condannato per la coltellata, 3 anni e 6 mesi all'uomo che ferì il cognato per 50 euro. Ed ora la pagina dedicata alla provincia di Teramo, vediamo in apertura. La pagina del centro quotidiano del centro dedicata appunto a Teramo apre con la tragedia di Nicole. Oggi l'autopsia è stata disposta dal PM per chiarire appunto le cause della morte, come abbiamo visto. E poi in centro pagina il nuovo sindaco di Roseto, Di Girolamo, si insedia, commosso abbraccio con Pavone. Nelle cronache in Giulianova, in vacanza a Giulianova col treno gratis, d'accordo con le Ferrovie dello Stato. In Val Vibrata, aereo caduto, assolto il proprietario, dove morì il pilota. E nello sport va al Milan l'ex biancorosso Gianluca Lapadula, appunto. L'addio al Museo della Fisica, al suo posto nel Parco della Scienza andrà l'Istituto Braga in Teramo. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata invece all'Aquila, Avezzano e Sulmona, in apertura. Guerra agli sporcaccioni della città, così il titolo. L'Aquila, il sindaco Cialente annuncia multe pesanti a chi sgarra sulla raccolta differenziata, buste targate per individuare gli abusi, telecamere contro l'abbandono degli ingombranti. E poi in centro pagina il ministro Giannini promuove l'Istituto Superiore Universitario, la scuola dei supercervelli diventa come la normale di Pisa. Nelle cronache, progetto case, contatori bruciati per non pagare, in Sulmona giunta Casini, taglieri si defila, Goti e Iommi. Ok, e sempre in Sulmona la burocrazia blocca azienda da 80 posti. Ad Avezzano, droga per studenti e VIP, cocaina destinata a commercianti e imprenditori. Ed ora vediamo, passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città, vediamo in apertura il quotidiano come apre oggi, con quali notizie. Un attimino di pazienza per il caricamento, eccoci alla libreria. Quindi abbiamo detto, vediamo la prima pagina della città,
In apertura Nicole nuotava con altri bimbi, la bimba annegata, il magistrato dispone l'autopsia e prepara i primi indagati. E poi in centropagina invece la notizia sportiva sul calciomercato, l'ex biancorosso comprato dal Pescara alla Padula al Milan, il richiamo del diavolo. Di Girolamo assume poi la guida di Roseto, ieri la proclamazione del nuovo consiglio comunale, e in breve sospetta tubercolosi tra i migranti del residence a Roseto. Castellalto, nuovo rinvio per i lavori del nuovo ponte, il caso rifiuti in strada, il comune diffida la Team. In alto vediamo il forum delle acque, doppio esposto in procura sui dubbi tra analisi e divieti. Giulianova, appena 6 giorni per salvare il mercato ittico. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alla regione, quindi per quanto riguarda analisi e divieti, doppio esposto in procura, il forum delle acque denuncia le discrepanze tra il lavoro di analisi, le ordinanze dei sindaci e i controlli assegnati. Il problema è il tempo tra le analisi e l'emissione dei divieti, è troppo lungo, difficile sapere della presenza dei divieti all'istante. Meccanismo che non funziona. Nel 2015 il sistema della regione era ritenuto trasparente, affidabile e rapido. Almeno in 4 occasioni a Martinsicuro, Giulianova, Ortona e Francavilla il sistema è andato invece completamente in tilt. E poi in basso la denuncia dei 5 Stelle, cimitero di Pescara, allarme igienico per le bare abbandonate dopo l'esumulazione, casse zincate e scarti di legno dei cofani accumulati per giorni all'aperto. E poi la bambina annegata a Pineto, Nicole giocava in acqua con altri bimbi, il magistrato si prepara ad iscrivere i primi nomi nel registro degli indagati, oggi l'autopsia sul corpo della piccola. La ricostruzione, Nicole, 5 anni, sapeva nuotare molto bene, era in acqua tra i coetanei quando è scomparsa alla vista della madre. Gli accertamenti, la piccola potrebbe aver avuto un malore prima di annegare, ecco perché è stata disposta l'autopsia. E su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Alfredo Primante. Sarà l'inchiesta aperta dalla Procura di Teramo e condotta dal PM Luca Sciarretta a chiarire la dinamica e le cause della morte della piccola Nicole Tonutti, 5 anni, ritrovata senza vita in acqua a Pineto nei pressi della Torre del Cerrano, dopo essere andata a fare il bagno. La bambina era in vacanza con la madre Paola Perini, giocatrice della Basket Time di Udine, entrambe arrivate dalla cittadina friulana di Tricesimo per trascorrere qualche giorno in riva all'Adriatico, ospiti a Pescara di alcune compagne di squadra della madre. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio attorno alle 17, quando la bimba è sfuggita al controllo della mamma, che qualche minuto dopo ha lanciato l'allarme. Inutili sono stati i soccorsi del personale dello stabilimento balneare Eucalyptus e il disperato tentativo di rianimazione dei medici del 118 sul posto con 2 ambulanze e l'elisoccorso. Per Nicole purtroppo non c'è stato nulla da fare se non trasportarla all'obitorio di Atri, dove il corpicino resta a disposizione della magistratura e dove domani si svolgerà l'esame autoptico. Tra le ipotesi del decesso, al vaglio degli uomini del commissariato di Atri coordinati dal vicequestore aggiunto Ester Fratello, il tentativo non riuscito di contrastare la forte corrente marina dovuta alle onde, nonostante la bimba fosse capace di nuotare, oppure una congestione dovuta al pranzo consumato alle 13:30. Con ogni probabilità la mamma di Nicole sarà iscritta come atto dovuto nel registro degli indagati, così come il bagnino dello stabilimento Eucalyptus. In quest'ultimo caso gli investigatori potrebbero voler chiarire se tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, come ad esempio l'esposizione della bandiera rossa in caso di mare mosso, fossero state predisposte in maniera corretta. Intanto oggi è arrivato in Abruzzo il papà della piccola Nicole, che non era presente al momento della tragedia. Ed ancora dal quotidiano della provincia di Teramo, maturità, anche la seconda prova spiazza, proposte attualissime nelle differenti tracce, ma programmi di studio incompleti per preparare lo studio appunto. La seconda prova, ogni liceo, istituto tecnico e professionale ha declinato la prova seconda dell'indirizzo di studi.
Ancora vediamo Teramo, i reperti rischiano di spaccare in due la città senza il via libera delle due sovrintendenze. È impossibile realizzare i tunnel paralleli dei moderni sottoservizi. Nei tunnel ai lati del corso corrono linee delle acque bianche, fibra ottica, elettricità, reti gas e acqua. Sino ad oggi impedito lo stop del cantiere, ma serve un confronto immediato per decidere come avanzare. E poi la giunta, vediamo asili nido aperti anche nel mese di luglio, le famiglie dovranno presentare richiesta entro il 28 di luglio. Rifiuti in strada, il comune di Fidalateam, città sporca e mancati ritiri del porta a porta, nuovo capitolo del braccio di ferro tra sindaco e AD Ranalli. L'avvertenza, quasi trovato intanto l'accordo per i 21 dipendenti in mobilità, nessun licenziamento in vista per loro. Urbanistica, periferia, il bando Renzi Fagola a Teramo, il PD sollecita il comune ad aderire, Brucchi già pensato, ha detto. Ed ancora Braga Associazioni al Parco della Scienza, l'INFN ufficializza il disimpegno, evidente già da anni, dalla Gammarana diventerà cittadella della musica. E poi il decoro urbano, ha approvato il piano d'emergenza per tagliare l'erba, entro 10 giorni saranno selezionate le ditte per eseguire i lavori nelle frazioni. Ed ancora in provincia, vediamo Castellalto, un altro rinvio per i lavori del nuovo ponte. Il TAR avrebbe chiesto il parere della Corte Europea sul ricorso presentato dall'ATI, esclusa dal bando. E poi Campli, non devo nulla al comune, anzi devo essere rimborsato. L'ex sindaco Gabriele Giovannini risponde alle accuse di evasione fiscale e alla richiesta di dimissioni dal Consiglio. Ed ancora Corropoli, nessun colpevole per la morte del pilota, Palumbi vittima di un errore umano, dopo 8 anni si chiude il processo, il 24enne si era schiantato a bordo di un piper tra le campagne di Colonnella e Alba. Martin Sicuro, Vagnoni dovrebbe imparare a leggere meglio le carte, dopo le accuse del consigliere comunale di minoranza, Vagnoni sull'improvvisazione appunto risponde così. Tortoreto, tolleranza zero su sicurezza e ambulanti abusivi, i rappresentanti di Noi con Salvini hanno incontrato il commissario prefettizio. Ed ancora Giulianova, i soldi della Giulia Servizi saranno usati per le opere pubbliche. 6 giorni per salvare il mercato ittico, dietro i lavori annunciati dal sindaco si nasconde l'ultimatum della ASL, l'azienda sanitaria ha sollecitato interventi dal mese di gennaio per l'ordinanza del 20 giugno scorso. Ed ancora Giulianova, sponsorizzazione delle rotonde era presente nel nostro programma. Passano le stagioni, ma le due turistiche sono sempre allerta. I cittadini residenti nella zona si sono rivolti direttamente al capo dei vigili, appunto Giustini. E a Roseto Di Girolamo assume la guida della città, cerimonia di proclamazione in sala consiliare. Non temo imboscate, ha detto il nuovo sindaco, siamo un gruppo entusiasta, il sindaco può contare su 10 consiglieri ai quali potrebbero aggiungersi quelli della coalizione hashtag Amo Roseto. E su questo articolo ci fermiamo, appunto la proclamazione ufficiale si è svolta ieri pomeriggio presso la sala consigliare del comune di Roseto degli Abruzzi, vediamo il contributo video. Sono tremendamente emozionato, vi prego di comprendere, sono un ottimo oratore anche per lavoro, ma oggi non riesco a dire granché se non che vi ringrazio per questa presenza così numerosa, assolutamente inattesa. Questo è l'abbraccio più inatteso. Apparteniamo a gruppi politici diversi, a una concezione diversa, ma abbiamo grande rispetto e quindi gli riconosco l'onore delle armi. Il nuovo sindaco ha fatto i complimenti e l'ha ringraziata per il lavoro che ha fatto in questi 5 anni. Sì, abbiamo cercato di dare il massimo nell'interesse della città, abbiamo lavorato veramente sodo, sono soddisfatto del lavoro fatto, la città ha scelto diversamente, questo ovviamente va rispettato, il volere dei cittadini, adesso Sabatino Di Girolamo è il sindaco di tutti, anche il mio sindaco, con lealtà io sarò a disposizione nell'interesse della città. Penso che amministrare una città così vasta territorialmente sia effettivamente difficile. Penso che il sindaco uscente in ogni caso meriti un ringraziamento perché sicuramente si è dedicato con tutta la buona volontà per 5 anni alla città.
e quindi era doveroso un ringraziamento. Non manca l'esperienza né in me né nel mio gruppo e quindi confido di farcela con un impegno costante e quotidiano. Abbiamo voluto rispettare la volontà degli elettori e non abbiamo voluto fare apparentamenti per non stravolgerla. Adesso qualsiasi contributo ulteriore sarà gradito, specie se proveniente da forze che sono affini elettoralmente a noi, come quelle della sinistra. Se non ci fosse un posto in giunta per voi, cambierebbe qualcosa? Tutto e nulla, cioè un posto è uguale a zero, è uguale a 5. Vediamo che cosa accade anche a livello programmatico, a livello generale, quindi di volontà, non è un problema di uno. Ed ancora vediamo dal quotidiano della provincia di Teramo, Giulianova, allarme TBC tra i migranti del Residence, 4 casi sospetti di cui uno confermato tra gli ospiti del centro d'accoglienza di Roseto. E poi sempre a Roseto, nasconde la droga nella vigna e poi picchia un agente arrestato. Ad Atri, Atri a rischio, anche reparti di UTIC e ginecologia, l'allarme lanciato dal Partito Democratico Ducale per l'ospedale San Liberatore. E poi la politica, Silvi, quando a dettare la legge è la minoranza di sinistra, le divisioni all'interno della maggioranza tra SEL e Partito Democratico creano terreno fertile per gli attacchi dell'opposizione. Torniamo al Messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo in apertura le notizie appunto regionali e poi all'interno del quotidiano. Allora, vediamo la prima pagina quindi dedicata alla regione. Abbiamo visto le pagine nazionali, quindi in apertura dalla pagina del Messaggero. Vediamo la cronaca e quindi la tragedia, la bimba morta, madre nei guai, scatta l'accusa di omicidio colposo per la piccola di 6 anni, riporta il Messaggero, annegata la torre di Cerrano. La donna che ha assistito sotto shock alla tragedia è una giocatrice di basket, oggi l'autopsia. E poi shopping cinese acquistata al Foundry, l'azienda di Avezzano che produce sensori per l'immagine, occupa 1500 dipendenti. E poi a Pescara, raccoglitori di rifiuti in piazza Salotto, lo scandalo delle discariche abusive. Entriamo all'interno, vediamo razzi contro tutti, ora tocca a Febbo, il consigliere regionale replica gelido al parlamentare, è lui o Crozza? Alta tensione in Forza Italia, dopo le elezioni gli attacchi interni fruttano a Pagano nuovi appoggi. E poi codice rosa al pronto soccorso per le donne vittime di violenza, la legge Bracco prevede percorsi di assistenza differenziati per sconfiggere paura e vergogna. Pagina dedicata a Pescara, vediamo i nodi urbanistici, nell'area di risulta una sola certezza, 2000 posti auto, microfono ai cittadini, non serve un teatro da 30 milioni, Alessandrini si farà se avremo i soldi della finanza etica. E la sorpresa, un altro sindaco per Pescara, D'Alfonso spiazza tutti al tavolo PD, l'annuncio alla fine della direzione provinciale riunita sull'analisi del voto, il centrodestra presenterà Becci. Night e ristoranti, gli affari del boss, l'ombra della mafia, non solo case, tra gli interessi pescaresi del pentito Cucuzza, quote del Caffè Venezia, Osteria San Francesco e locali notturni, nel rapporto della DDA abruzzese l'uomo esca dell'attentato al PM Di Matteo, indicato anche per i contatti con i Graziano. E la vediamo ancora il processo, mega evasione, ecco testi e prove. La serata, il calore di casa Ail, per mia madre, i racconti dei parenti, dei malati. Al Conservatorio Musica Solidarietà e il punto sulle terapie. Il presidente Cappuccilli, oltre 1000 ospiti in 7 anni, assistiti dall'associazione. Passiamo ancora avanti, vediamo la vergogna, raccolgono rottami in piazza Salotto, scambiati per ladri.
abbandonata in modo incivile sul marciapiede. La roba ha tirato alcuni disperati fuggiti all'arrivo dei carabinieri. E la diffida al sindaco attiva, bando da rifare per il nuovo manager. Gli eventi, Montesilvano, l'estate da spettacolo, maxi isola pedonale sul lungomare. La campagna si agita, Loreto, giovane, si ribalta con il trattore, se la caverà, Farindo la paura per una fuga di gas, evacuate due famiglie a Penne, 55 ovini rubati da una stalla, carabinieri al lavoro. Pagina dedicata all'Aquila, Gran Sasso Institute, Giannini benedisce sede e promozione, firmata l'intesa con il Consiglio regionale per la concessione dei locali dell'ex GIL, donata la copia della Gazzetta Ufficiale di cui da ieri è certificata la stabilizzazione. E poi l'inchiesta carnet di assegni Banca Etruria di Pizzoli utilizzato per le truffe. Lo scontro sanità De Matteis, crisi di nervi all'interno del Partito Democratico. Sulla sanità quindi scontro politico all'Aquila, il sindaco Cialente ha annunciato che assieme al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi incontrerà il ministro Lorenzin appunto sul nuovo piano sanità in Abruzzo. Vediamo il contributo video di Filippo Tronca. Il piano sanitario regionale che ridisegna la rete ospedaliera abruzzese accende lo scontro politico all'Aquila. L'opposizione di centrodestra urla allo scippo da parte della costa, visto che nel piano è previsto un solo ospedale di secondo livello, ovvero al top e con tutte le specialistiche, quello tra Pescara e Chieti. A discapito dei nosocomi di L'Aquila e Teramo, che rischiano il declassamento con l'inevitabile contrazione di ricoveri e di specialità di livello. Ma si registra anche il forte attrito, questa volta dentro il Partito Democratico, tra il sindaco Massimo Cialente e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Cialente è convinto infatti che non tutto è perduto e ripropone la necessità di istituire un ospedale di secondo livello federato anche tra L'Aquila e Teramo, annunciando un incontro con il ministro Beatrice Lorenzin assieme al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Adesso noi a lungo abbiamo detto che Chieti e Pescara si possono unire come ospedali riuniti per la vicinanza e abbiamo detto si può fare anche fra L'Aquila e Teramo, che Teramo e L'Aquila hanno ormai storicamente una neurochirurgia di valore, vedete che ormai Galzio dovunque va Pia Premi in tutto il mondo, e la cardiochirurgia di Teramo che va rinforzata, però è una grande tensione. Si può fare questa cosa sì o no? Dicono ma il Ministero non lo vuole fare, e questo lo vediamo. Possiamo andare col sindaco di Teramo ad esempio a fare questo ragionamento al Ministero? Se il Ministero dice no, facciamo ragione. Io ieri ho risentito Maurizio Brucchi e se si possa fare si fa una scelta di questo tipo, altrimenti si trova un'altra soluzione. Ma adesso con calma, ma ci si siede intorno a un tavolo. Se si pensa di lasciar fare ai tecnici queste scelte è sbagliato, io lo dico perché come esponente politico anziano da rottamare, però di come si fa la politica, punto. Pietrucci però replica che i numeri sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e per fare un ospedale di secondo livello occorrono 75.000 accessi appropriati al pronto soccorso, L'Aquila ne ha poco più di 45.000 e si chiede Pietrucci con tono polemico come mai ora Cialente cerca il confronto diretto con il ministro mettendo in discussione mesi di lavoro della giunta regionale condiviso tra gli altri con le organizzazioni sindacali, gli operatori, i comitati distretti dei sindaci, le associazioni di cui peraltro il sindaco dell'Aquila è sempre stato a conoscenza? Andiamo avanti nel taglio basso, la manifestazione, arrivano gli anarchici, città blindata, si teme il bis dei disordini del 2007 e 2011, iniziativa domani e contro il carcere duro. Andiamo avanti, vediamo appunto il colosso industriale da una cordata cinese, lo stabilimento da lavoro a circa 1500 dipendenti, sarà garantita ad Avezzano la produzione dei sensori di immagine. E poi ancora in breve in centropagina Avezzano, droga dalle Marche finiva nel fucino nascosta in cunicoli sotterranei e scovata dai cani dei carabinieri. Sul Mona, piccolo Colosseo, si apre l'udienza, 3 anni dagli arresti dei 16 imputati, tribunale già rinvia. Avezzano, pendolari sull'orlo di una crisi di nervi, Luciani afferma i treni marsicani sono ormai al collasso. Sulmona, Pasti, condannati di anni e Natale, la Corte dei Conti ritiene responsabili l'ex assessore e il dirigente con una sanzione di 10.000 euro. E a Pescasseroli vediamo impianti sciistici, parola ad alta quota.
Pagina dedicata a Chieti, comune, finanze al collasso, il PD apre il fuoco sul bilancio, il rendiconto è stato accolto con riserva dai revisori. Pesano i 12 milioni dell'ACA, è tempo di una vera spending review, lunedì lo scontro in consiglio comunale. E in centropagina il sindaco di Primio rassicura, appunto, basta terrorismo sui dati dei conti, nessun dissesto. Provincia, ambiente, no di Febo al trasloco a Pescara, interrogazione del consigliere a difesa dei 15 trasferiti, vitale, ci sono i locali del Genio. La sentenza voleva accoltellare il cognato condannato a 3 anni e mezzo. Nel taglio basso, in alto i calici, mostra l'arte del Montepulciano, Camera di Commercio porta oggi e domani giornalisti e buyers alla scoperta di etichette e cantine e visite ai musei. Ancora Lanciano, giunta ai quote rosa, un rompicapo per il sindaco Pupillo, nell'esecutivo entrano Miscia, Bendotti e forse Maio, mentre D'Amico apre la resa dei conti dopo la sconfitta. Ortona, lavori su area vincolata, stop del comune a Zecca. Vasto, agricoltori rivolta per i canoni troppo cari. Sempre a Vasto, Menna, una donna per vice, ipotesi Paola Cianci, come numero 2, il rebus delle deleghe. San Salvo, 3 feriti in un frontale sulla Trignina. A Lanciano, le idee degli studenti per il Parco Diocleziano. Teramo, Parco della Scienza, chiude il Museo della Fisica. Alla base ci sono motivi economici, i fondi disponibili sono esauriti. L'alternativa potrebbe essere la sistemazione, finalmente direi, dell'Istituto Braga. E la politica, veleni all'interno di Forza Italia, Brucchi non farà passi indietro, lo scambio, i lavori al mercato si pagano col baratto. E poi l'avvertenza, esuberi team, vertice in provincia per gli esuberi appunto. Gli eventi, musica e shopping, tante iniziative da gustare, poi la sanità, guerra ai furbetti, esenzione di Giosia, la ASL salvaguardare la gente che paga sempre il ticket al pronto soccorso. Andiamo avanti. La tragedia, bimba annegata, indagata la madre, sarà eseguita l'autopsia oggi di Nicole Tonutti, la piccola di 5 anni deceduta sulla spiaggia di Torre del Cerrano. Per la procura si tratta di un atto dovuto, il sindaco offre consulenza psicologica alla famiglia. Sotto shock l'immagine del ritrovamento e il dolore dei soccorritori. Giulianova, migrante all'ospedale malato di tubercolosi, problemi anche al mercato ittico, interviene il sindaco. Ancora Roseto, di Girolamo, festa bipartisan, Ciancaione, dubbi, compatibilità. Ed ora passiamo al centro, velocemente, vediamo l'edizione dedicata alla provincia di Pescara, all'interno, qualche altra notizia relativa appunto al pescarese. Entriamo all'interno quindi del quotidiano, passiamo direttamente alla pagina dedicata a Pescara. Ecco la notizia in apertura: dopo la tragedia di Cepagatti, ragazzi, sport con cautela, fate gli esami, salvavita, il medico Marchesani, occorre sottoporsi a controlli prima di avviare qualsiasi attività fisica, ma i pescaresi non hanno la cultura della prevenzione. Il precedente, Luca morì a 15 anni sul campo di calcio. E stamane i funerali a Cepagatti, sarà sepolto a Pianella, oggi l'addio al trentenne, doveva sposarsi il 5 agosto nella foto insieme alla compagna Paolo Palucci, scomparso appunto a 30 anni. E andiamo avanti, vediamo, rubano la cassaforte vuota, beffati i ladri del market, colpo nella notte al Tigre di Via Latina, ma il bottino è di poche centinaia di euro. I ladri con i caschi in testa hanno spaccato la vetrina davanti alle telecamere. Sgomberato il giardino del terminal, allontanati i senza tetto dopo le proteste, portati via materassi, TV e tavoli. Un tetto dopo 10 anni di attesa, cacciati gli abusivi da 2 case a Terrazzanni, gli alloggi subito agli assegnatari. E l'ACA, sarà un'estate senza mare inquinato, il presidente di Baldassarra ancora presto per cantare vittoria, ma i lavori fatti stanno portando già i primi risultati, pronti a nuovi interventi sui depuratori. Il maxi appalto per il disinfettante, l'ACA compra 600.000 litri di Oxystrong.
Ed ancora, sindaci senza scuse, l'ARTA manda i dati alla Capitaneria, la nuova regola sui divieti di balneazione. Tutti contro Alessandrini, si dimetta, diventa virale la polemica sul sindaco indagato, vacca del Movimento 5 Stelle, l'inquinamento colpa della politica, detto. E poi Lombardi, no al bagno in mare, solo se c'è il divieto. Ed ancora vediamo l'impianto nel degrado, il declino del Rampigna sul campo un metro d'erba, la struttura sportiva è sprofondata nell'incuria, la tribuna corrosa dalla ruggine, Pignoli. Il comune intervenga, l'assessore Diodati, stiamo cercando un gestore, ha detto. Torniamo al Messaggero velocemente per vedere la notizia di sport, in apertura quindi la Padula, la spunta il Milan, la notizia ieri sera, blitz dei rossoneri che si riescono a convincere il bomber, oggi le visite mediche al Pescara vanno 9 milioni di euro. Oltre 9 milioni di euro, decisiva una telefonata di Berlusconi per l'ultima accelerata, Sebastiani adesso prolunghiamo il contratto di Caprari. E su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Jacopo Forcella. Il destino di Gianluca Lapadula adesso ai colori rossoneri del Milan, l'attaccante del Pescara si trasferisce a Milano beffando le speranze del Napoli di accaparrarsi il bomber di Serie B. L'accordo trovato in serata, 10 milioni di euro alla società biancazzurra di Daniele Sebastiani per l'acquisto a titolo definitivo. Strano caso quello di Lapagol, da un diavolo quello del Teramo ad un altro quello del Milan. In mezzo una cavalcata trionfale a dorso del delfino pescarese. Chissà se anche stavolta le profezie della zia ci hanno messo lo zampino, con De Laurentiis che avrebbe preso anche Caprari e Zampano nella mega operazione, con questi due da rigirare comunque per un altro anno alla corte di Massimo Oddo. Operazione Lampo, nel primo pomeriggio i primi sentori dell'aria che spirava forte verso un accordo sorprendente, proprio mentre Genoa e Sassuolo si rifacevano sotto e i partenopei iniziavano a spazientirsi per una decisione che stentava ad arrivare. Come tutte le operazioni concluse da un mese a questa parte, la dirigenza del Milan ha concordato questo ingaggio con i rappresentanti della cordata cinese in trattativa per l'acquisto del 70% del club. Ma da questo momento il Pescara potrà iniziare a ragionare sul sostituto del suo ormai ex bomber, che stamattina sosterrà le visite mediche con la società rossonera e solo dopo potrà porre la sua firma, tanto agognata da così tante squadre, sul nuovo contratto con il club di Via Turati. E poi in centropagina il ritiro, niente Rivisondoli, la squadra a Palena. E poi per quanto riguarda il calciomercato, gli attaccanti Suarez, Preciado, il tandem dei sogni per Oddo, presentata ieri un'offerta di 3 milioni per la punta argentina dell'Anderlecht. Il Teramo prende Carraro e sogna Sansovini per quanto riguarda appunto il calcio di Lega Pro. E poi Di Francesco e Boldor firmano col Bologna, la società incassa 1,5 milioni e spera nel ripescaggio. E, parliamo del Lanciano, quindi è ufficiale la cessione appunto di Di Francesco. Il calcio a 5, infine Pescara, altro colpo, arriva anche Duarte, dopo 3 anni l'italo-brasiliano torna in bianca-azzurro, voglio dimostrare ai tifosi qual è il mio vero valore, ha detto. E la rassegna stampa termina qui e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani, puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buona giornata.